2. Dovremmo essere live. Prova a parlare. Siamo live? Sì, sì, siamo live. Per me è una qualità veramente sconvolgente. Allora, devo sistemare però la telecamera, perché ovviamente non mi vedo. Quindi appena ci sediamo tutti sistemerò la telecamera. Buongiorno a tutti quanti, benvenuti alla nuova puntata del salottino. Oh mio Dio, chi è questo? Questo virgulto qui dietro, persona chiaramente molto, con problemi, molto disturbato, un enorme disadattatino, no, ma super disadattato, noto nella chat come Sammy Kilowatt, quindi potrete insultarlo ufficialmente, yes. E tra l'altro potrà confermare tutta una serie di titoli quinte, tra cui che io da mezzogiorno ero già tutto pronto e adesso è arrivato con 10 minuti di ritardo, quindi può confermare l'ennesima volta. Pensate, lui questa mattina è partito da Cagliari alle 6.30 di mattina. Avevi il volo alle 6.30? Sei uscito di no, casa? No, alle 6.30 avevo il volo. Alle 6.30 di mattina aveva il volo, il che vuol dire si sarà svegliato alle 4. Sì, esatto. È atterrato a Fiumicino o a Ciampino? A Fiumicino alle 7.30. Fiumicino 7.30. Che hai fatto? Leonardo Express fino a Termini? No, fino a Tiburtina. Fino a Tiburtina, poi il Tiburtina Terni. Esatto. Poi arrivato a Terni, autobus fino qui, quindi avrà fatto. Ma non c'è un cazzo da fare questo? Un nero non voleva scendere. Ok, quindi pure tutto il casino. Che stai facendo vedere? È una pizza bellissima. Devo ancora sistemare la telecamera, considera. Non è nemmeno dotato di una favella abbastanza comprensibile. Sì, quindi... bisogna mettere il volume altissimo. E tra l'altro dopo vi racconteremo il suo lavoro. Dovete parlare... Allo speaker durante le partite di calcio. Di più. Gli dovete parlare in sala. Allora, quella cosa più importante... Sì, è bellissima la pizza, Alessio, ma non è inquadrata. Pizza GG. Lo facciamo vedere dopo, però. Fammi finire di presentare l'ospite. Visto che hai rotto il cazzo, lui non voleva stare a video. Hai rotto il cazzo per metterlo. Ma dovevo farla vedere prima di metterla in. Perfetto. 4 ore di viaggio, sta qui e alle 4:30 Alessio lo deve riportare in stazione a Terni perché deve rifare tutto il viaggio di rientro. Ah, quindi perde il volo? No, non perde il volo, accompagnerà, ci metterà 10 minuti a accompagnarlo fino alla stazione Terni. Quindi è ufficiale che perde il volo. Esatto, quindi è ufficiale che lo accompagna alle 4. Allora, Umbo, un attimo poi ti lasciamo la parola così segui un po' di chat e tutto. Allora, oggi perdonatemi, effettivamente quest'oggi potevo cucinare, ma non avevo voglia, non ho avuto tempo, ho anche inquadrato la ricetta che farò martedì prossimo, farò l'ultima ricetta estiva, ragazzi. Lamentati. No, nella ciuff non mi Dai, potrò lamentati. Mai lamentare perché è la lamentati! Mia birra, è la mia birra la ciuff, quindi non mi potrò mai lamentare. E dicevo, farò proprio l'ultima ricetta estiva per martedì prossimo, però Alessio mi devi recuperare, lo sai cosa? O il mini pimer... Un frullatore a immersione? Non ce l'ho. Io porto la chinois perché quello non è possibile. So neanche che cosa sia. È quello fatto quello a cono. Solo chignon. Cioè, presente, quello fatto a cono con tutti i buchetti. Sembra una specie di grattugia a cono. Che serve per filtrare. Sicuramente tua madre l'avrà usata svariate volte. Ce l'hai il mini pimer? O comunque un frullatore a immersione? Perché cosa vorresti dire di mia madre? C'era un doppio senso? Perché tua madre cucina, a differenza di. Ah, non c'era un doppio senso sessuale. No, non l'ho mai pensato. Perché ci dovrebbe. Perché una grattuccia a forma di cono dovrebbe avere allusioni sessuali per tua madre, spiegami, però. Non lo so, pensavo non ce voglio avessi... indagare su perché tua madre. Tu. Se io dov'è il cavatappi? Pensare una cosa. Non lo so. Se io ti faccio pensare una cosa a cono, non tu pensi a tua madre. Comunque, detto questo, no, ci sta un pelapatate e basta. A te capi? Stavo dicendo, se ce l'hai mini pimer o no? No, io non ho niente, non ho elettrodomestici. Io lavoro con queste. Ok, allora poi ti faccio frullare con quelle lì. Quelle il kuzuko che farò la prossima settimana. Okay, e io porto lo chinois, non so il coso. Allora, prima di tutto ci sono. Prima ancora ti do la parola a Umbo, due cose. La prima è. Ha detto che le mie ascelle profumano. Cortesemente, ti puoi mettere in piedi? Dobbiamo dare una conferma definitiva sull'altezza di Alessio. Quanto sei alto? Allora, lui dice che sulla carta d'identità ha scritto 1,70. Fermatevi in piedi. Ok, Alessio è leggermente più basso, quindi possiamo confermare perché che dici Alessio così? Sarà... si vede chiaramente. Ma Alessio. È del taglio degli occhi, è chiaramente sì, taglio piegato. Degli occhi, ma non si misura l'altezza dal taglio degli occhi, Alessio. Ma che vuol dire dal taglio degli occhi? Allora, Umbo, scusami, l'altezza si misura dal taglio degli occhi? Mi pare che sia dal naso la nuova regola. La punta del naso, dice Umberto, si misura l'altezza. Un'altra cosa. Allora, vediamo invece la pizza e poi lasciamo la parola a Umbo. Dammi la pizza, facciamo vedere sta cazzo di pizza di merda. Di là? Alla prima sala e c'è il tavolone in mezzo. Chiedi un cavatappi. No, il cavatappi ce l'ho io. Aspetta, fermati. Ma no, ma ce l'ha. Non ci sono tutti quelli della birra artigianale. Boh, vabbè, vai a vedere. Secondo me ci sta. Allora, pizza GG. Allora, la pizza GG, ragazzi, per me è un tre mito. Pizze, quindi te ne puoi mangiare Sai cosa ho fatto questa volta? Ascolta, è importantissimo. Non abbiamo mai valutato una variabile importantissima nella valutazione delle pizze, che è il rapporto qualità-prezzo. Perché, per esempio, Cameo. Tutte pizze costano poco. Non è vero, non è vero, perché una bella Napoli. Cos'era Cameo? No, non era Cameo, era Buitoni.
ha un costo unitario molto molto alto. Invece la pizza GG, che io già so che è buonissima, A parte già perché chiamarla la pizza GG, già non ha nessun senso chiamarla pizza GG. Mi hai buttato via la mia pizza. Ma poi mi hai sentita? Sì, dov'è che la vendo? Porco, pizza GG. Allora, ve la leggo al volo. Aspetta, aspetta, pizza GG. Tanto ce ne sono tre nella confezione. Esatto. E questa si prepara in soli 6 minuti, quindi è una merda astronomica. No, perché deve rimanere fragrante, fragrante ma profumata. Dici? Coca-Cola, zero, shopper, chicco, manarborea, la GG pizza. 3,40 salsa di soia hai comprato. 3,49. Madonna, tre pizze. Queste veramente sono è fatte un col euro tumore, e 15. Col tumore sono fatte. Allora, la bravo, pizza Margherita GG viene prodotta secondo la tradizione, non si sa quale tradizione, per portare in tavola tutto il gusto della vera pizza di pizzeria. La famosa vera pizza di pizzeria, nel rispetto della ricetta originale, anche qui non si sa quale ricetta originale, utilizzando prodotti naturali di elevata qualità. Incredibile, perché è una frase fatta di roba inutile. Dopodiché e sottolinea aspetta, attenzione, c'è anche in inglese. The Margherita Pizza GG is manufactured according to the tradition. Vabbè, allora, gustala in diversi momenti, c'è scritto. La pizza Margherita GG la puoi gustare in tante occasioni, in compagnia o da solo, in qualsiasi momento, per rendere la tua giornata più gustosa. Adesso vi dirò gli ingredienti. Pizza parzialmente cotta e surgelata. Ingredienti: farina di grano tenero tipo 0 48,9%, passata di pomodoro 14,5%, mozzarella 13,5%, fatta con latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico, acqua, formaggio Edam 5,3%. Che dà quel profumo di sai che in tutte le pizze margherite si fa sempre il parmigiano? È l'Edam. È un legante. È l'Edam, è un sinonimo di parmigiano. Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico, è fatta come la mozzarella l'Edam. Sale, olio di semi di girasole 1,5%, olio di oliva 1,3%, lievito e origano. Anche qui l'origano può contenere tracce di soia. Devo dire che come ingredienti è molto meglio di quella che hai portato l'altra volta. Ma già, però avevi, molto meglio. Però avevi registrato la naturalità anche della precedente. Poi perché 2 più 1? 2 più 1 pizze, 3 pizze, 2 più 1. Perché una è gratis. In che senso? Che nel, nel senso del gratis rispetto nel a senso che? Del marketing. Perché, perché un giorno. Allora, che vuol dire gratis? Perché, la confezione da tre. No, perché un giorno, quando hanno fatto il mock-up della scatola, hanno detto vendiamo due pizze. Poi hanno visto che ci stavano coi soldi, ne hanno aggiunta un'altra, non hanno detto ne vendiamo tre. Ne vendiamo due più una. Più una gratis. Perché una è gratis. Ok, io voglio. Allora facciamo così, mi prendo quella gratis, così non ti do i soldi. La pizza gratis. Umbo, perdonami se ti ho rubato tutto questo tempo, vai pure. Beh, non c'è molto da dire, allora, intanto è super scortese l'ospite che è sempre lì al telefono. Confermiamo che l'ospite è super scortese, ma ripetiamo che lui non voleva essere in nessun modo davanti alla telecamera. Adesso l'ho obbligato, poi... Volevo anche sapere se dalla stazione di Terni l'ufficio è arrivato a cavalcioni di una pecora. Sta seguendo la chat, scusate. Scusami Umbo, dicevi? Dicevo, chiedevo se è arrivato a cavalcioni di una pecora, essendo sardo dalla stazione. Ti chiedono se sei arrivato in cavalcioni di una pecora, visto che sei sardo. Confermiamo, assolutamente. Ha detto assolutamente. Anche una direttamente voce, dentro anche la pecora. Dentro la pecora, confermiamo, in groppa la pecora, mentre in groppa la pecora. Ti piace in groppa la pecora? Allora, dicono in chat, vabbè, chiaramente... Questa l'ha portata, pizza di sfoglia, tipicamente sarda o cagliaritana. Sarda, fatta con mozzarella e basta? No, zero mozzarella. Zero mozzarella, pomodoro e basta. Solo pomodoro. Di sfoglia. Ed è una tipo una pasta sfoglia. Sì. Non è una pasta sfoglia, si chiama pizza sfoglia. Cioè, tipo di Volevan, chi hai lì in casa con te che sta avendo della tosse importante, Umbo? Tua moglie? No, è piatto, sì, ma non ha tossito. Ah, non sembrava so. Stesse tossendo. Ah, forse stava ridendo per la pizza sfoglia? No, ma no, ho le cuffiette. Allora, chiedevano, vabbè, intanto ovviamente se il fatto che tu sei super abbronzato. Però era, avete rotto il cazzo a continuare a parlare, eh? Scusa, Umbo, hai perfettamente ragione. Dicevi... Avete cagato il cazzo, oh. Che cos'era? Porco, che cos'era? Allora, in pratica dicono che, terza volta che dico la stessa cosa, che sei super abbronzato e si vede che non lavori. Alessio non si capisce perché, settimana scorsa dicevano che è dimagrito, oggi dicono che è ingrassato. Allora, si capisce come possa avere una fisarmonica così. Tutti si chiedono come tu possa avere questa fisarmonica, visto che la settimana scorsa ti hanno detto tutti che eri dimagrito e oggi sembri ingrassatissimo. Cos'è una fisarmonica? Che fai fisarmonica, no, da una no, settimana all'altra. Questo, questi ragazzi, voi non lo capite, però purtroppo il mio dimagrimento non va di pari passo con l'aumento della massa muscolare. E quindi? Quindi, siccome sto facendo anche molto petto, comunque, molto braccia... Cioè, oggi hai delle tette incredibili. Perché ho i muscoli che ma non spingono, solo i muscoli, perché adesso. Alla mattina pompo. Adesso oggi... Sì, perché spingono il seno di fuori e la posso maglietta... Posso toccare? Per capire se sono dure o se sono tettine... No, sono tettine. No, mosse. La tettina... Però senti, senti qua. Capito, ma senti qua, però.
Ma è tutta moscia, no, però, no, la tetta. Vai, Alessio! Ma non è dura! Ma che teoria è, poi? Ma non lo so, ma sono, scusa, le cose che ma cosa Alessio prende? Gli anabolizzanti? Prendi gli anabolizzanti. No, no, pompo. Grazie per l'immigrato. Ti stanno dicendo anche che sei un immigrato, si sta ringraziando, lo stanno insultando, insultate più violento. Parla, ma perché, voce ma perché lui, anziché prendere lavoro fa, per gli insulti, non fa qualcosa per non prenderli più? Ma perché? Io questo non capisco. Dai, sputtanalo. No, no, perché... Per cosa lo devo sputtanare? Per il lavoro. Non l'ho ancora sputtanato. Non lo puoi fare, non si può fare, proprio è illegale, cioè incorriamo in sanzioni. Non si può fare addirittura? C'è un altro motivo, non voglio dirlo a video. Ok, vabbè. Ma il motivo è un lavoro. Ci sono molti segreti, okay. Aspetta che mi devo allargare la telecamera. Ho filmato la privacy. C'hai un NDA per il, sì, lavoro che stai facendo. Ok. Ah, che lavoro, cosa, che lavoro fa? Il, tipo agente segreto. Era una bella conferma. Cioè, tu non puoi dire che lavoro fai per tutta, no, la vita. Cioè, torni a casa, sei tipo una spia. Tipo... Cioè, dalla tua fidanzata, roba del genere, in casa, tu dici, guarda, sto andando a fare il commesso viaggiatore, in realtà sei in Iraq a sparare a... Incredibile, incredibile, è il lavoro della vita. Scusami se ti sto guardando, non hai neanche la cuffia, quindi non senti neanche... Non penso, no, non penso che faccia il conduttore radiofonico, non così, a occhio, però... Ma tra l'altro, ma scusa, nessuno ha le cuffie. Aspetta, Roberto sta parlando solo di te. È una live incredibile questa, eh. Eccoci, Umbo, scusami, mi stavo sistemando... Cioè, ma come si fa a fare una live dove non ci sentiamo? Perché Alessio non mette le cuffie, io che gli devo dire? Sei un coglione, io che devo fare, Umbo? Cioè, io più ti dico un coglione, che altro, viene tardi, non mette le cuffie. Allora... Parla, so che li devo fare. Allora, allora dovete, il salottino, gli spettatori del salottino, ci devo ringraziare perché è la prima live 2 in 1. Cioè, dove facciamo 2 live diverse, però sullo stesso canale. Allora, io ne approfitto per ringraziare Westclaw, che ha messo i suoi 100 bit lì. Quindi grazie mille, anche perché non ci sono stati abbonamenti. Ah no, ci sono stati anche abbonamenti, cazzo, ragazzi. Grazie a Dejan per il 5° mese, grazie a Deco per il 4° mese, grazie a Capo Music per il 2° mese. Quando vi abbonate, scrivete un messaggio di insulto verso Alessio. Si può, c'è, si può attivare anche un'animazione particolare per chi mette i bit.ly? C'è, sì, c'è come evento? Puoi metterlo anche per fasce di bit.ly. Ah, ok, allora penserò anche a una, sì, cosa del genere. Come badge. Ma i badge. Più che altro c'è un messaggio sulla chat che mi lascia un po' perplesso. Aprirò un momento cazzi nostri. C'è Andri9611 che dice: ieri ero al media con la mia ragazza e all'improvviso riconosciamo una voce familiare. Riconosciamo, tra l'altro, al plurale. Giriamo alla ricerca di questa voce e vediamo nella sezione videogiochi la TV con Umberto che parla di FIFA Volta. Ma scusa, ma MediaWorld non ci dà soldi per far girare i nostri contenuti? Cioè, ora c'è stato, devo stato controllare, brutalmente... non abbiamo nessun tipo di collaborazione. Non che io sappia, MediaWorld, anzi, se non sbaglio, non vorrei dire una cazzata, ma una volta MediaWorld usava i video di Every Eye. Sì, aveva una parte, a loro li pagava. No, a loro li pagava. Ah, okay, però ha detto, okay, ma se li possiamo rubare a multiplayer. Perché pagare Every Eye, effettivamente? Ci fai per favore sapere, Andri9611, in quale MediaWorld sei andato? E tra l'altro, scusami, però va specificata questa roba. Umberto parlava della sua prova di Volta in FIFA, ma il gameplay che passava sotto era quello del sottoscritto, che è molto importante certificare ogni volta questa roba, cioè, perché cioè, comunque è importante, Umbo, me lo devi riconoscere che è molto importante. Ho sentito, avete aperto una porta perché ho sentito un fruscio, ho sentito, no, mi pare sia veramente cagato. Ah no, era l'ospite, era l'ospite. Allora Giuppi TV 200 bit grande Giuppi. Giuppi di voi dice: Ale, vedi di fare questi cazzo di badge e l'emotico. Hai ragione, però i badge sono piccolini così. Cioè, devo fare una roba monocromo. Io non so neanche cosa metterci. Non posso fare un racconto. Se io non posso esprimere me stesso, non sono ispirato e non mi viene da farlo. Ci dice comunque, tra l'altro, devo abilitare che i bit.ly non si resettano, ma siano per sempre. Non so perché non me lo fa abilitare. Perché sennò Giuppi sarebbe già 1 miliardo. Eh no, voglio farlo vedere che Giuppi ha 1 miliardo. Ci dice Gabriel che l'ospite è più in difficoltà del reggiseno di Alessio. Oggi in realtà Alessio non è reggiseno, posso confermare. Oggi è un giorno molto importante per chiunque qui, perché oggi veramente si decidono le sorti. L'Italia? Esatto, perché il Giappone pare che abbia bandito... L'Italia? Manga Rock. Sta perseguendo Manga Rock. È drammatica questa cosa. Per fortuna quello che utilizzo io si chiama... Ce l'aggiungiamo? Facciamo un po' di pubblicità alla pirateria, sì. E si chiama... Manga Master, lo vedo ancora attivo, perfetto, con una bellissima interfaccia. Guarda se c'è Manga Cock, che magari c'è. Ma tra l'altro c'è Dubro che dice: ma se fate gli advertorial su MediaWorld ogni settimana, voglio dire, giusto per mettere in chiaro le cose, che non prendiamo 1 euro da MediaWorld. Confermiamo, MediaWorld. Semplicemente notizie di servizio, perché
dovete sapere che i volantini Media World e Unieuro sono tra le robe più cercate del mondo. Sì, l'abbiamo anche scritto nelle notizie sta roba. Ma non prendiamo un euro da Media World. Quindi sappiatelo. Da Unieuro, da nessuno. Prendiamo un euro da nessuno. Cioè, li prendiamo se vedete la pubblicità, ma non per i contenuti. Esatto. L'unica cosa in cui prendiamo dei soldi, ma sono veramente quattro spicci, sono quelli di Amazon, perché abbiamo ovviamente l'affiliazione nel caso in cui andiate a comprare. Lì lo vedete esatto, il link. Ricordiamo, l'affiliazione non è un costo per l'utente. No, è zero, esatto. Cambia nulla l'utente. Cioè, quindi andate su Multiplayer, cliccate a caso i link che sparge. C'è stata una bellissima notizia di Armani con i migliori televisori in offerta. Potevate comprare 5-6 televisori a testa, esatto. Quei 6.000 euro, così a noi ce ne arrivava un 1%. Cos'è, l'1,7? Il 3,5. Il 3,5 di 6.000 euro ci arrivava un attimo. Saremo presenti allora. Invece chiedono se saremo prima di parlare dei due topic del giorno, esatto, ovvero di Manga Rock che hanno chiuso e del voto su Russo. Chiedono se saremo alla Games Week. Mi viene sempre Games, non so perché. Saremo alla Games Week. Ci sarò io. Ci sarà Alessio con il suo fisico. Venite anzi a trovarci, perché scoprirete di persona se Alessio è grasso come sembra in camera. Ma non solo, scusami Umberto, per la Games Week ho in previsione di fare allenamento quotidiano per tutti i giorni, mi vesto da Flash Dance e faccio attività fisica all'interno della fiera. No, faremo, possiamo farti, col momento peso. Devi farti legare al muro in casa per perdere in maniera visibile peso in due settimane. E calcolate che Umberto mi vuole così bene la mia linea, che ha detto: vieni qua, ti faccio venire, tanto dobbiamo fare un lavoretto, ti sfondo di cibo e ti faccio mangiare talmente tanta roba piccante che ti sfondo anche il culo. Consiglio per gli acquisti: dovete assolutamente andare, per chi di voi è a Milano, poi torniamo alla chat, io ho anche dei buoni sconto, perché il buon Davide mi ha dato dei buoni sconto. Certo, anche al coreano. No, non è questo ottimo hot pot che si chiama Quattro Stagioni in via Padova 194. Sono stato l'altra notte a mangiare, ho cagato fuoco e fiamme per il giorno successivo, ma veramente buono. E se Umberto ha cagato fuoco e fiamme, lui è praticamente il refrattario a qualsiasi forma di piccante. Quindi deve essere una roba tipo un peperoncino bagnato con dell'hot pot attorno. Allora, ti ammazzo, Ale. Volevo aggiungervi, per il fatto di Games Week, che faremo anche un contest. E non vorrei fare del sessismo, però in questo caso la partecipazione è valida solo per gli uomini. Se sei più basso di Alessio, Alessio ti regala una cena. Però è un contest, l'ho detto, solo per gli uomini, perché purtroppo ancora oggi c'è un po' di disparità di altezza fra le donne e gli uomini. E speriamo che l'umanità prima o poi riesca a pareggiare. Purtroppo non è una forma di sessismo. Però per ormai è considerata una forma di sessismo anche quello. Speriamo che l'umanità prima si adegui alla parità dei sessi anche nell'altezza. E dicevo, se sei un uomo e sei più basso di Alessio. Fermi tutti, domanda da GPTV, mi spiace. Vai. Pier, tra l'altro è per te. Vai. Utilizzo i miei poteri da signore del salottino. Hai ragione. Per chiederti che VPN utilizzi per visualizzare contenuti che non sono disponibili in Italia. Esatto, sentiamo sta cazzata della VPN gratuita che ti fa vedere il 4K. Andiamo a vedere le carte. Non bravo, si dovrebbe chiamare Ghost VPN, se non ricordo male. In pratica funziona in questo modo. Allora, controllo e ti mando poi il link diretto. In pratica è una VPN a coda. Non so se hai mai giocato a World of Warcraft. Cioè, tu la fai partire, è gratuita, tu la fai partire. Se paghi, ovviamente hai l'accesso diretto. Altrimenti, quando tu la fai partire, entri in coda. E quando ovviamente tocca a te, a quel punto puoi configurarla come vuoi e utilizzarla come una VPN qualsiasi. Per quanto tempo però? Infinito, finché non chiudi il programma. È un programma, cioè c'hai proprio l'applicazione. È un client. E ti dico che solitamente la sera anche 40 minuti di coda ti può capitare di farla. Quindi o ti abboni, oppure magari di solito mi capitava di farla partire prima di cena. Bellissimo. E poi quando avevo finito di mangiare trovavo che potevo abilitarla. Mi sembra si chiami Ghost VPN. Altrimenti... Uno degli ultimi. No, ma vai. Aspetta. Potete chiudere la porta, per favore? Che entra lo spiraglio d'aria. Non è l'aria, è il... Scusate. Il risucchio del... Allora, Melli98 ci dice: mi faccio crescere il pisello perché sono sicuramente più bassa di Alessio, giusto per scroccargli una cena. Ma però andiamo a cena insieme, Melli. Cioè, questa è una cosa... C'è il pisello, poi. Insieme lei c'è il pisello. C'è il twist. Ma è bellissima questa cosa qui. È un po' difficile. Secondo te, esatto, era un advance? Cioè, vorrei andare a cena con Alessio? Cioè, secondo te, lei sta facendo una proposta? Vorrei cenare Alessio, oppure era monetaria? La voglio interpretare con... ho talmente tanta voglia di cenare con te che sono disposta a farmi crescere il pisello. La voglio interpretare così.
importante. Comunque, Melli 98, ricordati, Alessio Pianesani su Instagram, foto in privato. Vanno bene anche le foto, quelle che si possono vedere una volta. Da quando abbiamo cominciato questo contest non mi è mai arrivato niente. Sono messaggi discordanti per Alessio. Allora, c'è chi come Old Man River 19 dice... avete presente quando vi entrano in testa quelle canzoni di merda e le cantate a ripetizione per giorni? Ecco, quello che sta succedendo a me con Per Noi. Quindi, bravissimo! Positivo, incredibile positivo. Che continua a macinare. Ho raddoppiato gli ascolti rispetto al mese scorso. Forza del salutino. Invece che 50-100 persone. Devi mettere i soldi nel salutino, però. Arriva a 4 The Trash. Comunque era 6 minuti la pizza. Arriva a 4 The Trash Tocche. Non so se pronuncio così. Dice Alessio fa schifo, pieno di soldi e pirata tutto, poi si finge lui stesso artista. Sì, fa schifo. Invece di aiutare a sostenere gli artisti, li affossa. Non basta pubblicare due pezzi per essere artisti, è una medaglia che ti devi conquistare. Pianesani, sei povero dentro. Allora, questo Jacques fortissimo verso Alessio, che purtroppo non stava ascoltando, però ci sta assolutamente, perché sta andando a raccogliere le pizze. Ci dice, ci sono due messaggi che io vorrei leggere molto importanti. La prima è di Betelgeuse, che dice: Pierpa, è impossibile farsi offrire una birra ad Alessio, è troppo basso, sembra Gimli. Confermi. Cosa c'entra offrirsi una birra con la... è sempre nel contest. Che ho settato la barra così in basso. È talmente basso che è impossibile, sembri Gimli. E poi dice Zincal, ma il figurante dietro che senso ha? Almeno metteteci una bella figa. Possiamo dire che ci vengono a trovare soltanto ragazzi. Gliel'ho chiesto io oggi se si poteva radere, farsi mettere la parrucca bionda, cambiare sesso al volo. Non c'è stato verso. Ragazzi, finché non ci sono ragazze che ci vengono a trovare, è molto complesso mettere delle belle fighe dietro. Poi e non facciamo abbastanza soldi per potercele prendere. Eleonora Cosenza fa un coming out importantissimo e dice: Alessio, gli ascolti te li ho raddoppiati io, sono innamorata di Per Noi e di te. È stata, le voglio tanto bene, però anche lei è psicopatica, che addirittura utilizza i miei versi nelle stories, i tuoi rigurgiti, senza citarmi, che è una cosa bella, è l'attestato di stima più grande, perché non era per attirare la mia attenzione, ma perché lei si rispecchia col suo fidanzato. Ma tipo c'è lo scrive, che ti ha mandato una foto che scrive sul diario, non c'era la story, c'era la storia, c'erano i testi sopra la storia su Instagram ed erano i miei versi, mamma mia. Guarda, mi è venuto, mi si è accapponata. L'ha dovuto far notare a tutti, tra l'altro. Sì, mi sembra che me l'ha mandata pure a me sta cosa, lo sai, ma perché non le dedichi una canzone? Perché non le dedico una canzone? Perché non sono innamorato di lei. Ah, perché le dediche si possono fare solo per amore? Sì, quindi ci possono essere canzoni sull'amicizia, canzoni sui genitori, canzoni sul lavoro, no. Solo per amore le canzoni. Sì, o amore o politica. Perché non fa una bella canzone sul salottino? Fai una canzone sul salottino, cazzo, Alessio, effettivamente. Però, salottino. Visto che ieri ho visto Rocketman, come chiedeva il primo produttore a Elton John, una roba che possono fischiettare anche i barboni, cioè deve entrare in testa a tutti. Ce la potresti fare. Lo so, perché fra te e Chris Martin siamo lì, Giovanotti, Chris Martin, siamo tutti più o meno sui tormentoni, siamo lì, voglio approfittare per ringraziare Riccionic, che si è appena iscritto in questo momento, e a Dark Seat per la sesto mese di iscrizione di seguito. Come suggeriscono tutti, Eleonora, hai pensato di farti aiutare da un professionista? Confermiamo. Si è sentita insultata un po' da tempo, perché hai detto che non vengono mai ragazze a trovarci. Non vengono mai ragazze a trovarci, a parte Roberta, a parte Momoka, non vengono mai ragazze a trovarci. No, c'è Eleonora Severoni. Ah sì, Eleonora, sì, c'hai ragione, Eleonora non sa. Però Eleonora, secondo me, non è fan del salottino. Secondo me non lo segue Eleonora il fan del salottino. Sì, può essere. Non l'ho mai vista. In realtà, secondo me ci segue mediamente proprio noi. No, secondo me segue solo te in privato. Magari. Ma addirittura magari, c'è una dichiarazione importante. Sì. Alessio, possiamo citare? Magari vorrei scopare Eleonora Severoni? No, perché è fidanzata, conosco benissimo il suo fidanzato. Magari vorrei scopare sia lei che lui. Si può. Si può fare. Ah, ragazzi, citazione. Alessio è disponibile a fare una cosa in tre. Eleonora Severoni, scusa, il ragazzo come si chiama? Ricordo. Cioè, tu sai nome e cognome di lei e non sai neanche il nome del ragazzo? Ovviamente. Ma come è normale? Beh, la roba è imbarazzata. Parliamo di pizza. Allora, parliamo di pizza. Perfetto, fammela vedere. Presentazione, allora. La ciotola, la confezione. Dov'è? Allora, a parte c'è un problema grave fra le pizze che è sfornato. Perché questa era sotto, questa è cotta bene. L'altra è orribile. L'altra sono allora, oltre. Intanto questa era una di quelle là con la mozzarella corretta da napoletana. E diciamo la parte sopra non è neanche così pessima. Ti dico, meglio così. Qua è orribile. C'è un po' e anche le altre che hai fatto sono orripilanti. Però è perché sei imbrunita la mozzarella. Si è imbruttita. Io quindi prenderò un pezzo di quelli buoni. Portate il basilico? No. O lo volevo pure comprare oggi, è incredibile. No, stai, devi mangiare, cosa fai? Sì, dopo. Devi andare a pisciare? Fare la cacca? No, non dirlo. Certo.
Vai a fare la caccona. Ha un odore stranissimo, lo sai. Ok, ma il parliamo del, della qualità. Allora. Ah, sa, hai... Oh, Topak, come la mia mamma. Allora. Scusa, prima quindi ti ho ammazzato con la pizzetta. Allora, aspetta, sto riflettendo. Parlate qualcosa, dite qualcosa. Sto riflettendo, Umbo, che la pasta fa schifo. La pasta perché fa schifo? È moscia, è strana, non è né croccante né moscia. Allora prendi quella più cotta. È una la pasta è strana. Buonissima. Buonissima. Pure il sapore è sbagliato. Feedback molto diversi, finora. Allora, sbagliato la pasta e sbagliato il sapore. Un euro. Questa, per esempio, rispetto... Allora, 15. Faccio questa spiegazione. Allora, quella della settimana scorsa... È perfetta. Allora, quella neanche a Napoli. Allora, quella della settimana scorsa aveva un... sapeva solo di pomodoro. Questa sa solo di mozzarella e pasta. Non sembra che esista il pomodoro. Prendi la meno. Prendi quella la parte di qua. Assaggia la parte di qua. Non lo so. Appoggia la parte buon di assaggio. Qua. Allora, ti direi 3 stelle per la presentazione. Non lo so, per me è 1-1 pasta e sapore per me. Il rapporto qualità-prezzo? Non me ne frega un cazzo. Dove poi metto in mezzo una variabile? E come i giochi? No. No. Se costa 1,50 euro, cioè... Non lo so. È un'intera pizza, cioè ci mangi, ci fai un pasto. Assaggia questa parte qua. Quel pezzo di pizza di merda? Fai assaggiare la pizza di merda. Commenta, commenta. Insomma. Commenta, devi essere analitico, no? Insomma. Insomma. Mozzarella, fa schifo, ragazzi, allora. Pomodoro e pasta. La mozzarella non è malissimo. Il resto lascia a desiderare. Lascia desiderare l'impasto. Fa schifo. Senti quella parte coso. A me piace. Cioè, Luke Mac classico. È gente che non capisce niente di snack. Che dice? Allora. Pizza GG me la ricordo dei tempi dell'università, era veramente il peggio delle pizze. Vero, non è cattiva, diglielo. Non è cattiva, non fa schifo. Certo, non la mangerai mai, però no, ho capito. Ho mangiato pizze surgelate che facevano schifo. Esatto. Questa non è buona. Non è nemmeno cattiva. Ma stiamo parlando di pizze surgelate. Pizza cioè, media, Pierpaolo, proprio... in questo contest non avrai mai la pizza di Sorbillo surgelata. No, perché sembra. Non mi piace la pizza di Sorbillo. Che te l'aspetti. Voglio la pizza di La Notizia, non quella di Sorbillo. Sembra che te l'aspetti, è un problema. Stiamo parlando di comunque la settimana scorsa avevano suggerito e confermo che ad esempio quella della linea fiorfiore di Coop è molto più buona. Non si sa perché non la compra Alessia, quella fiorfiore di Coop, non si capisce perché Alessia ha sto problema, non può entrare in tutto quello che ha qualche tipo di legame col comunismo, quindi neanche alla Coop può entrare perché è fresca. Ci arriverò successivamente. È fresca, che non è congelata. Fresca. Ma certo che è congelata. Certo, congelata. Che cazzo dice? Che secondo te ci sta quello che te la stende lì? No, c'è il pizzettaro. Ma dai, ma una pizza adesso. Guarda che ci deve il forno a legna per scaldarla a guarda casa. Guarda che le pizze ci sono sia nel banco surgelati che nel banco fresco. Dove ma chiaramente sono... il banco surgelati con la fiorfiore Coop. Io non l'ho vista la fiorfiore Coop al banco surgelati. Devi andare alla Coop, Ale. Certo, se provi a cercare alla IO o alla Lidl. Lidl. È incredibile adesso, proprio, eh. Perché Alessio pensa di trovare al supermercato un'area dove c'è il pizzettaro che sta lì che sta stende la pizza al volo e te la dà, capite? Fai adesso cucinatela a casa. Ma poi fanno così. Sto riflettendo, ma quali sono le pizze del fresco che trova? Cioè, che cazzo ma tu date, al banco... Esiste la pasta della capito? Pizza del fresco. Allora, la prossima volta... La pasta, sì. No, anche le pizze già fatte, perché sono lì, le stendono e le guarniscono. Ma chi le stende le guarnizioni? Cioè, fatta lì, te la porto. Cioè, allora voglio il video di te che fai al supermercato. C'è uno vestito da pizzaiolo che stende la pizza e la conduce. No, perché le fanno nel laboratorio. Digli per favore, voglio vedere il pizzaiolo. Perfetto. E poi la metto con dita nel fresco. Forno. Quindi tu la tiri fuori con la teglia. Ma gente, non è pizzaiolo napoletano che fa solo pizza. Fra le altre cose fa la pizza. Cioè c'è uno che la stende e la condisce. Assolutamente sì. Ma mi pare proprio una stronzata. E poi tu la porti a casa sulla pala. Com'è sì, che lui la porta a casa sulla pala. No, in mano, perché poi la lascia. Io veramente, lì. Io non so dove viviamo. Come la porti a casa, effettivamente? È fresca. Allora, è ma no, aspetta, che questa cosa bisogna derimere. Ragazzi, scrivete, vi prego. Scrivete in chat e spiegate. Ma tutti dicono che hai torto. Non c'è nessuno che dice che hai ragione, Alessio. È il 100% di gente che dice che stai dicendo una cazzata. Guarda che è incredibile. Guarda che è sconvolgente. Cioè, allora, nel fresco c'è la pasta. La pasta, sì, la pasta. Poi c'è la panetteria del supermercato
dove c'è il pizzaiolo che fa il pizzaiolo, il panettiere che fa la pizza, però tu la compri non fresca, tutta molle, che te la porti in mano così fino a casa. Ma poi col condimento, col condimento sopra, capito? Cioè, con la passata stessa proprio, intendi in quel modo. guarda che è incredibile. Poi il bello che è l'insistenza con cui dice che è vero. È questa la cosa. Chi stai chiamando? Il Conad di Narniscalo. No. Ma... Buonasera. Buonasera, mi perdoni il disturbo. Volevo avere un'informazione su uno dei vostri prodotti. Per caso, al banco del reparto fresco lì dalla panetteria, avete delle pizze non surgelate? Guarnite? Sì, pronto cuoci, ce l'abbiamo. Si chiamano pronto cuoci. La ringrazio infinitamente. Arrivo subito, ne prendo 36 e le porto a quello stronzo del mio amico che non crede che facciate la pizza. Grazie mille. Allora, è chiaramente a parte che potresti aver chiamato tua cugina per quello che mi riguarda. Ma il numero dell'ultima chiamata. Va. Allora, a parte che adesso deve tornare a scusarsi anche al Conad. Allora, intanto ci dice alla ruota, dice Alessia ha ragione, io faccio il pizzaiolo all'S lunga. C'ha scritto. Magari non va davvero. Guarda, ma adesso per me è chiaramente una stronzata. Oh, ma ti ha risposto. E Trigherozzo dice, allora, ma perché evidentemente al Conad. Ma non rompo le palle, io cioè faccio cultura, cioè tento di diffondere un minimo. Cioè siete tutti degli stronzi. Ma che cultura è? Ma evidentemente c'è solo al Conad, non l'ha mai visto nessuno. Ma poi voglio io domani voglio mi fai una foto. Ecco perché prima della non pizza fresca. Non l'hai mangiata. Io voglio che mi fai vedere un alcone, cioè la foto della pizza fresca. Voglio capire cos'è. Dove la mettono? Dove la mettono? In una teglia di alluminio? Cioè, com'è come che la porti vendono? A casa? Come la vendono? Allora, penso che abbia un minimo di un cartoncino, qualcosa sotto che la tenga, e poi è nel cielo. Con la plastica? Sì. Quindi sarà nell'alluminio, evidentemente. Non è nell'alluminio. Vabbè, allora ringrazio. Nel cartone nel fresco lo metti, che prende tutto buono. Cioè, ma nel banco frigo in mezzo al latte, ai formaggi, così, quello intendi? Esatto, quelli che sono più centrali, non quelli laterali, tipici dove c'è il latte. Mai visto in vita mia. In mezzo dove ci sono i semilavorati, infatti io c'è il pronto Conad, io ho un Conad gigante, dove vado a fare la spesa, tutti i cazzo di giorni non ho mai visto la pizza là. Guardaci, c'è sicuro. Ma... Allora, grazie a Dartsit, no, l'avevo già detto prima, grazie a Friggio, grande Friggio, non ti sentivo da una vita, grande per l'abbonamento, grazie a Ricky Leggio per l'abbonamento, grazie a Carlo Salini e grazie a Danny Kruger per il quarto mese. Fanno notare in chat che, giustamente, sai dove potrebbe essere, Pier? No. Vendono la pizza quella, la pizza pronta fresca la vendono di fianco a dove c'è la pescheria con la gente che sfiletta con l'unghia. Sono... hanno il numero è vero, ci può, forse è per questo che non l'ho mai vista, perché non ho beccato mai neanche la pescheria con lo sfilettamento con l'unghia. Devi andare a vedere bene, c'è quel doppio angolo lì. Hai ragione, non hai mai più chiamato il tuo amico comunque per lo sfilettamento del pesce, quindi chiaramente a conferma della stronzata. Allora, va bene. Ti piace la pizza Gegè? La stai masticando? Ho fame, fa cagare. Non è vero che fa cagare. Adesso è fa cagare, che, ho è fame. È quello che deve essere. Adesso potrei mangiarmi anche un pezzo di pane con il burro. E invece stai mangiando la pizza Gegè di gusto e ne hai presa un'altra fetta. Confermo 3-1-1, confermo. Allora, tra l'altro tutti ti salutano. Magari esatto. Cosa? Esatto, dicono che tutti sono incazzati, dicono adesso quella poraccia sta preparando 36 pizze e tu neanche passi a prenderla. No, poi giustamente dicono che forse la regina Alien si insomma compra in un Conad speciale e non lo so, vogliamo aprire qualche argomento serio o vogliamo iniziare col cazzeggio? No, parliamo per favore, argomento serio, abbiamo cazzeggiato abbastanza, voglio... detto che Rousseau è down. Rousseau è down. Mattina, Ale. Adesso si è riattivato? Hanno votato tutti. Non hanno più detto... Ah, no, problemi tecnici, dubbi? Non so, stamattina l'ho detto che è stato down per 40 minuti, quando hanno aperto alle 9. Cosa accadrebbe nel caso di impossibilità di voto? Ma non penso che fanno il cazzo che... Vabbè, quello che succede nella possibilità di voto, cioè penso che poi qualcuno alla fine abbia due campi, sì, no, e può mettere il numero che vuole. Fanno per alzata di mano. Attento che il totale sia 100 e fine. Scusate, ci sono un po' di domande interessanti in chat, poi finisco di far parlare perché io sono molto interessato alla vostra visione di Di Maio, non più vice premier, tutta quella gente Zingaretti. Si parla di ministro della difesa, veramente tutta quella merda, io voglio sentire la vostra opinione, ma ci sono tre domande importanti. Uno, la pizza al Conad,
Te la fanno trovare già tagliata con le unghie? Ce la fanno tipo no, spicchino? No, ti devi far crescere l'unghia tu a casa. Ok, cioè, ma puoi andare dal pescivendolo e dirgli me la può tagliare con l'unghia? No, c'è una protesi è direttamente nella confezione della pizza. Poi chiedono se a te ti fa schifo utilizzare le cuffie putride di Alessio. Un po' sì. Un po', giusto. Però se l'hai infilato ben in profondità, porca troia. Perfetto. E certo. Poi chiedono se la pizza GG è la pizza della sorella di Jerry Calà. Non lo so. Libidine! Libidine con i fiocchi! Libidine con i baffi. Allora, no, non è con i baffi. No, non lo so. Lui con i baffi era. Vai, onestamente, scusami. Che devi dire Di Maio? Ma onestamente, sì. Di Maio può fare il ministro della difesa esattamente come ha fatto il vice premier. Non vedo dove si. Cioè. Beh, però come ha fatto il ministro dello sviluppo economico, secondo me già è un problema. Il ministro della difesa è evidente che ormai possa fare qualsiasi cosa, non può fare il presidente della Repubblica. Però ecco, guarda, non è all'età, però è il mio mito Ricchioni ha fatto una domanda, Umberto. Tu con l'esperienza di vita che hai adesso, con l'esperienza lavorativa che hai avuto, se arrivasse qualcuno e ti dicesse: oh, domani ti va di fare il ministro della difesa, tu cosa risponderesti? Risponderei che di sicuro ne ho più di Maio, quindi direi di sì. Ah, cioè che ha settato l'entry level di Maio. Beh, dipende. A me, per esempio, se me lo venisse a chiedere, dipende se posso andare a conquistare qualche paese. Cioè, posso approfittarne per conquistare qualche paese. Cioè, dai dati pronti. Oppure, esatto, che ne so, fare una nuova campagna d'Africa. Andare alla Grecia, prendere la Grecia, al Portogallo. Io non ho, devo dire, non ho seguito qual è stata, qual è il background di questa possibile investitura. Ma perché Di Maio ministro della difesa? Cioè, qual è la ratio? Perché probabilmente è un ministero triste. È il postificio proprio. Di Maio può fare anche il redattore di multiplayer? Non lo so, perché bisogna quantomeno avere una conoscenza dell'inglese che ti permetta di... Beh, ha rifiutato un sacco di gente. È da verificare. Non sarebbe male come firma, però, Di Maio come redattore di multiplayer, Che dice fa il video? Io possiamo scrive. Chiedere se come ministro della difesa può fare anche il redattore. Chissà se c'è un conflitto di interessi. Magari non gli fai recensire gli strategici? No, non lo pago. Magari non lo pago. A quel punto non c'è il conflitto di interessi. Quindi a quel punto. Allora. Chiedono per Paolo se sei quindi favorevole alle colonie fasciste. Allora, un po' in generale io sono favorevole al colonialismo. Mi dispiace. Dispiace che perché, il mondo lo abbia dimenticato. Perché esporti cultura, cioè, e sviluppo. Perché esporti la democrazia? Devi andare a insegnare agli altri. Esporti la religione, no, aspetta, la democrazia. Aspetta, col colonialismo puoi esportare, se vuoi, sviluppo, educazione, ma sicuramente non la democrazia. Beh, la democrazia! No. Esporti l'idea di democrazia. Cioè, quando poi ce ne andremo, potete usare questa quando cosa sarete chiamata... indipendenti potrete usare questa cosa qui, sia democrazia. Che si chiama democrazia. No, ovviamente sono molto contrario, però mi fa ridere perché Di Maio me lo immagino un po' lì fascistello che fa... Conquistiamo, non lo so. Me lo dà un po' l'idea se si rasasse, si mette lì un pochettino impettito. Lo vedi tutto vestito bene, fra ieri vendeva le bibite, tutto vestito bene, mo... Comunque non è il ministro dell'attacco, cioè deve organizzare la difesa. Beh, però guarda che no. Hitler ti ha insegnato che il passaggio fra cos'è la difesa e cos'è l'attacco è veramente molto sottile. Sì, ma non in un governo con il PD. Non accadrà nel governo Movimento 5 Stelle. Beh, dai, però pensa che... Non penso andremo a riprenderci. Però pensa che sorpresa. Tu domani stai così, hai votato il 5 Stelle. E lui si presenta col baffo. Si presenta e fa, ok, da domani conquisti a parte la campagna per conquistare l'Africa. Cioè, così a sorpresa. Beh, potrebbe mescolare le carte in tavola, se permetti, una roba del genere. Vabbè, in ogni caso sapremo stasera, mi pare che le votazioni chiudono alle 18, ho l'esito, non so quale possa essere, onestamente non sono grande esperto di russo. Ah, non facciamo neanche una maratona mentana, cioè non facciamo la maratona Vessarottino aspettando i risultati di russo. La potresti farla te da di stesso a letto, secondo me, viene bene la maratona russo e qualcos'altro. Tra l'altro gli dicono tutti che russo ti potrebbe citare in giudizio perché ha detto che russo è down. Non l'ho mai detto. Come l'ha detto? Russo è down. L'ha detto, è stato molto maleducato. Stai dando del down a Russo. Intanto, quindi potresti essere citato. Però è morto. E ci chiedono se è vero che vuoi che io voglia il ritorno dei Savoia. No, parlano con te. Sei un monarchico. Forse più Badoglio. Ma sei un monarchico. Ma secondo te, cioè, proprio per me, veramente quella roba della monarchia, come le colonie e tutto quanto, mi fa veramente cagare proprio. Tra l'altro sto per rilanciare la domanda di Russo anche sul canale Instagram del Salottino tramite una storia. Perché non ci è venuto in mente prima? Facciamo anche noi, no, tanto se lo può fare
Casaleggio con la sua piattaforma. Guarda, è molto meno craccabile, secondo me, Instagram che la chat di Twitch. Esatto, potremmo fare, sì, esatto. Sì, ci sta effettivamente. Però lo fa. Ci dovrebbe essere una Paulaner. No, cos'è che hai portato tu di birra? Ho portato la Lef. La Lef? Guarda se la Lef. Ah, non hai preso quella dell'altra volta? No, Belgian, no. Original, ma lo sapete che mi ha scritto un ragazzo splendido su Instagram con la foto mentre stavamo facendo la puntata da martedì scorso e mi ha detto: oh, incredibile, mio padre è tornato a casa e ha detto ti ho comprato una bella birra con la foto di quella lì. Imperiale? Incredibile, guarda, mi ha fatto sentire male. Mo non mi ricordo il nome. Me l'ero anche segnato, aveva la foto di quella là imperiale. Ha detto: ragazzi, veramente una cosa senza senso. L'ho portata a casa l'altra ieri sera. Avevo buonissima, voglia di una birretta. Te sei sparata ieri. Cioè, ho fatto fatica cosa? Anch'io. Ho fatto tu fatica cosa? Anch'io. Sa di caramello, fa di dolce. Tu cosa? No, con le cotolette della mia mamma. Cotolette vere milanesi? Sì, no, sì. Sarà merda, non hai mai portato le cotolette. Ah, no, ho portato gli arancini. Originale, come possibile? Gli arancini qua sono di Milano. Scusami, ti ho rotto il cazzo, però. Perché le cotolette originali sono di Vignola. Porco, non so di cazzo, Milano. Mi sono dimenticato. Vero? Le cotolette originali sono di Vignola, non cotoletta di Milano. È milanese. No, è vignolese, mi hai sempre detto tu, la cotoletta sì, originale. Sì, Vignol Milano. Che poi sono state esportate a Milano. Porco cazzo, però smetti di mangiare la pizza di merda. Allora, mi dici qualcosa, Umbo? Dai, voglio vedere. Sto facendo il quesito. Sto facendo il quesito su Russo. Sì, per me le due birre della vita sono la Ciuff e la Lef. Però la Lef è soltanto la bionda. No. Puoi fare quello che ti pare, ma puoi anche morire di fame. Non sono un amante della Lef, né della Tripol, né della rossa. Però io purtroppo in generale non sono un amante delle birre rosse. Sono invece un amante delle birre doppio, malto, comunque molto cariche. Ma la Tripol della Lef non mi piace. Allora, prima della fine della live faremo un primo exit poll basato sul risultato del nostro sondaggio. Quindi andate tutti a votare, ovviamente sul nostro telefono, in modo da rendere un pochino più credibile questa votazione. La storia è già live. Tulan, andate a votare. Tulan 1982 mi chiede di assaggiare la Kvak. Tulan, ho un carissimo amico di Napoli che saluto. Ciao Francesco, anche se non subirà mai questa roba. Grazie anche. È un grandissimo, grandissimo amante della Kvak. Mi piace, ma non rientra assolutamente fra le mie preferite. Ti piace la Kvak? L'hai mai bevuta? Molto buona, però non è fra le mie preferite. Vorrei aprire una mini parentesi di consigli di cose da vedere o da scusami, vedere, scusami, fare. Perdonami, allora, poi giuro vai. Che non ti rompo più le palle e ti faccio parlare di politica perché sono molto curioso, ma c'è un messaggio che mi è stato bloccato come al solito per il furto d'identità, che sbloccherò in questo momento, di Scilipoti che dice: Alessio ha talmente tante maniglie che sembra un trolley, cazzo. E quindi glielo sblocco in questo istante. Ma sono così grasso? Non lo so, l'ha detto lui. Ma poi il trolley ha una maniglia sola, tra l'altro. Non è che ne ha tante di maniglie. Vabbè, però. No, è che la maglietta ti fa troppe tette, okay. Alessio. Troppe tette. E siccome non sembri The Rock, sono chiaramente tette, non pettorali. E questo è il problema. Perché se tu sembrassi The Rock, ti direi pure: vabbè, comunque è tutto bello gonfio, scolpito. E cioè, è normale che abbia pure quella roba lì. Invece il tuo problema è che dovreste vedere Alessio che si sta allargando la maglia, in cui stava rischiando di cadere 6 volte per allargarsi la maglia. Perché lui ha questo metodo in cui infila le braccia dentro la maglia e poi allarga, convinto in questo modo che gli venga la maglia più cilindra. In verità fa più cagare di prima, Alessio. Dovresti vedere in questo momento. Comunque è imbarazzante. Vai, Umo. Allora, dicono, passando un attimino alla chat, chiedono se il nuovo progetto editoriale di multiplayer è la campagna in Africa per portare la pace e la democrazia. Non ancora, ma diciamo che siamo in ascolto per, insomma, ci vogliono un po' di soldi, quindi se troviamo qualche sponsor importante si può fare. Poi mi riprendono perché dicono: se ti chiedi perché Di Maio è lì, presupponi che serve un certo bagaglio per entrare in politica, allora stai mettendo in discussione le basi, tutta la baracca crolla. Però io chiaramente non è che volessi dire che per entrare in politica uno debba essere un super esperto o un tecnico, però diciamo che non c'è nemmeno una ragione per cui Di Maio debba fare, cioè sembra veramente che sia un cercare di piazzarlo da qualche parte per farlo contento. Comunque, vabbè, ovviamente non voglio presupporre che... Cioè, che nella ci tua voglia, idea, che solo i tecnici devono farlo. Esatto, nella tua idea, un ministro della difesa lo può fare soltanto un militare di professione? No, assolutamente, però una persona che ha un... cioè, comunque è una cosa che è abbastanza specifica il ministero della quindi difesa. Che tipo quindi di magari competenza uno ha una competenza... Cosa? Quindi, dal tuo punto di vista, che tipo di competenza dovrebbe avere un ministro della difesa? Beh, allora, io non ti so dire quali siano i profili extra militari, extra esercito, però sicuramente ci sono dei profili di gente che ha lavorato nell'ambito della difesa, nell'ambito della diplomazia, nell'ambito delle relazioni
di qualche tipo, cioè che Di Maio il problema è che ha un background per non fare niente. Per carità, lo votano, lo posso mettere dove voglio. Fa ridere perché la c'è ormai da 40 minuti, da 40 minuti senza interruzione. Dai, che cazzo. Sei entrato con una qualità, sì, però poi fuma fa schifo, sta fumando un centimetro mentre mangio. Dai, che cazzo. Mi fai pure sputare, dai, fai schifo. Poi allora grazie Chicco Vale per questo mese. Dicono che l'ospite sembra un po' Satya Nadella. Beh, magari, insomma, mi dispiacerebbe. Sì, molto, fra poco stacchiamo, tranquillo Umbo. Sì, Umbo, Matthew. Perché Matthew adesso fa la live su multiplayer. Se volete vedere Matteo che gioca a... Aspettate, adesso vi dico Matteo che gioca. Domani giochiamo a Gears of War. Domani... Non si può dire, c'è l'embargo. Che giochiamo a Gears of War non si può dire. Vietato. No, Yuri... Matteo, se volete vedere Matteo che gioca a Remnant From the Ashes, multiplayer.it, canale Twitch o multiplayer.it, ovviamente /live. E domani Gears of War. Domani Gears 5, non si chiama più Gears of War da tanto. Ricordati adesso, che è stato il nostro battesimo del fuoco. È stato il primo... No, sì. Su multiplayer non l'abbiamo mai fatto. No, in multiplayer. Esatto, è stato il primo gioco che io e Alessio abbiamo giocato in privato insieme. Nella casa al piano di sopra, quella la casa lattico, quello per ricchi, e lui nella casa, nello scantinato sotto, nella dependance sotto. Giocavamo su 360, perché io gli avevo dato la mia 360. No, avevo io la 360. Tu avevi la 360, avevo dato qualcosa. Ah, sì, li avevo comprato, perché ti ricordi ti ricordi che la prima 360 dovevi comprare l'adattatore per il wifi? Quello dovevi agganciare. Certo, sì, certo, sì, sì. Gli avevo dato quello lì mio. E lui giocavamo a Gears of War, uno sopra, uno sotto, al 2 mi sa era. Non il primo. O il 3 forse. Chiedi a Umberto, chiedigli quella cosa del co-op in 3. Ah, esatto, abbiamo questo dubbio, perché ci sta scritto ovunque che Gears 5 supporta il co-op della campagna, si può giocare fino in 3. Ma guarda, in locale... campagna non l'ho mai visto. La campagna non ce l'ha mai fatta provare. Non mi ricordo onestamente. Sì, comunque forse era... No, è ufficiale, dicono si può giocare in 3. Non l'abbiamo mai provata la campagna. Ok, quindi non lo sai. Dovete chiedere a Tommaso. Aspetta, che ho messo sbagliato, ho chiuso tutto. Devo chiedere a Tommaso, allora, chiederemo a lui come ha fatto questo. Chiedono cosa ti aspettiamo da Joker. Beh, abbiamo avuto delle... Abbiamo pubblicato la recensione di Vale alla fine? No, penso che andrà online oggi. Beh, possiamo già preanticipare che dovrebbe essere... Cioè, cosa ce l'ha... Valentina ce l'ha decantata come un grande capolavoro, Joker. Credo che gli voglia dare forse il voto più alto che ha messo su multiplayer, se non ricordo male. 7-8. No, non è un 7.8. Va oltre il 7.5 questa volta. Andrà oltre il 7.5 e dice anche lei essere un titolo assolutamente della vita proprio. Questa è la sua valutazione. Sono molto curioso, volevo anche consigliare a proposito di film, guardate assolutamente Parasite, il film che ha vinto Cannes, è disponibile sui migliori canali di streaming pirata, e anche con i sottotitoli in inglese. E guardate anche una serie che è appena iniziata, sempre coreana, che si chiama in inglese... Tutti continuano a mangiare la pizza GG senza ritegno, senza ritegno. Guardate la pizza GG, il successo strepitoso. Madonna santa! E quindi sì, queste due cose, Stranger from Hell, ci sono già due episodi, e poi Parasite. Non so se voi avete qualcosa da consigliare prima di salutare. Allora, io sì, dicevo prima, ho fatto una storia prima, aspetto con grande gioia i vostri commenti, di insulti come al solito. Ieri sera ho visto Rocketman, che non avevo visto, il film era monografia, musical in realtà, dedicato a Elton John. Come dicevo nella storia, allora io ho visto Bohemian Rhapsody, che mi è piaciuto il giusto, cioè normale, senza infamia e senza lode, un filmetto. E nonostante io sia grande fan dei Queen, grandissimo fan dei Queen, sia comunque un buon fan di Rami Malek, del protagonista, quello che ha fatto anche Mr. Robot, invece non sono assolutamente fan di Elton John, proprio non me ne frega un cazzo di Elton John, non sono mai stato fan delle sue canzoni, zero. Mi fa super cagare Taron Egerton, l'attore, quello lì che fa appunto Elton John nel film, conosciuto per Kingsman. Quindi nonostante questi presupposti, ho visto Rocketman e per me è 100.000 volte meglio di Bohemian Rhapsody. È un eccellente musical, mi è piaciuto tantissimo.
Tra l'altro, veramente tanto di cappello a Egerton, che super nella parte, bravissimo a cantare. Non so quanto autotuning ci abbiano messo. Bravissimo a cantare, girato benissimo, anche delle componenti surreali. Veramente mille volte meglio. Oh, ragazzi, per me mille volte meglio di Bohemian Rhapsody. Vi consiglio, se volete entrare nel mood, di guardarvi la puntata del Graham Norton Show, dove era ospite a presentare il film, dove si capisce come ha affrontato la parte. Tra parentesi, ha anche un amico collega con cui ha collaborato per prepararsi, ed è stato a casa di Elton John per molto tempo. Hanno sì, sono insieme, gli ha fatto vedere un sacco di roba. È molto interessante. E comunque si percepiva la passione. Ma qui non si sente niente, perché Umberto sta zitto, perché a differenza tua, quando noi parliamo lui sta zitto. È che non sono abituato. No, l'ascolto con piacere. L'hai visto tu Bohemian Rhapsody, Umbo o Rocketman? Allora, Bohemian Rhapsody, forse ne avevamo anche parlato, sì, l'ho visto, e a parte le canzoni è un film dimenticabilissimo. Esatto. Ma sì, sono abbastanza sicuro l'avessimo commentato. Sì. Rocketman non l'ho visto, ti consiglio vivamente di vederlo. Ovviamente è un musical, cioè non c'entra niente con Bohemian Rhapsody, diventa più a musical proprio. Veramente mi è piaciuto moltissimo, e ribadisco, a me di Elton John non frega proprio un cazzo. C'ha quelle coreografie che partono da un momento all'altro. Sì, sì, ma veramente un bel film. Veramente e un invece, bel film. Umberto, non so se sei un fan tu, se ti era piaciuta la prima stagione di The Terror, se stai guardando la seconda. Allora, mi era molto piaciuta la prima, non sto ancora guardando la seconda, perché ormai guardo quasi esclusivamente cose in coreano. Ah, ormai è solo coreano. Cioè, non è che vado al supermercato e pretendo che mi parli in coreano. Alla fine però... l'hai visto o no? Ne parlava prima, l'ho consigliato 10 volte. Adesso tu non metti mai quella cazzo di cuffia, veramente. Poi sì, però la guarderò di sicuro. Tra l'altro, magari domenica in volo mi scarico... Com'è, Ale? Merita? Non è entusiasmante come la prima. Non attenzione, perdonate, c'è una domanda importantissima da Cubato dei Trash Doc. Dice: Umberto, ma per farmi fare dei Nuru Massage importanti nella zona di Monza hai qualche consiglio? Cos'è il Nuru Massage? Ricorda che Doc, dove c'è Doc, è sempre Doc e Tormeschino. Cioè che comunque è bello cattivo dentro. Mezz'oretta, voi andate, li mandiamo. Scilipotti dice giustamente che Coxon è un ottimo film horror. Chiedi a tua moglie che cos'è il Nuru Massage. Chiedi a tua moglie se sa. Non so cos'è. Chiedilo a tua moglie. Cos'è il Nuru Massage? Nuru Massage. Non c'è tua moglie lì? Cosa? Tua moglie. Chiedilo a tua moglie. Sta preparando il lettino per il Nuru Massage. Ma non penso che lo perché devi sapere. Cos'è il Nuru Massage? Nuru Massage. Massage. Cioè, sto contro. Nuru è una tecnica giapponese di massaggio erotico. Ma tua moglie è diventata francese tutti insieme? Tua moglie è diventata francese tutti insieme con massaggio. Non lo so, ci ho provato in ogni modo possibile. Allora, è una tecnica giapponese di massaggio erotico proveniente dalla città di Kawasaki. Il massaggio viene effettuato da una massaggiatrice nuda che Hai creato molto fastidio. Quello che mi facevano il capo. Non penso che tu possa trovarlo. Allora, trovarlo a Monza. Intanto dicono tutti molto infastiditi, dicono: ma scusa, conosci lo snowballing, bailing e non sai cos'è il Nuru Massage? Ragazzi, altri che ti dicono: ma che cazzo, è la moglie Aejan e non sai cos'è il Nuru Massage? Ragazzi, ho dovuto controllare. Comunque ora mi sovviene. Ok, ti sei acceso tutto? Puoi confermare che c'è un posto a Monza che fanno il Nuru Massage? Non penso ci siano posti così tecnici. Ci saranno i posti dove paghi, ti fanno i pompini, magari ti fai una scopata. Però addirittura il Nuru Massage così tecnico, non so se te lo fanno. Ma che cos'ha di particolare? Cioè, che cosa hai capito? C'è tutta la parte di strofinamento nuda, che immagino richiede anche una certa tecnica, immagino. Però magari uno lo può fare anche così alla cazzo di cane. Nuru è lo strofinamento, Nuru? Guarda cosa traduci veramente, cioè, giapponese. Allora, non lo so, vorrei dire una cosa del genere. Cerca, dove lo trovo io cosa vuol dire Nuru, ragazzi? Vabbè, fai un po' di cultura, perché si chiama Nuru Massage e non Nude Massage? Mo controllo. Il giapponese, non c'è. Tra l'altro, la pagina Wikipedia italiana è quella più ricca di informazioni di tutto il mondo. Molto, molto stranamente. Magari alla fine c'è scritto: vuoi un Nuru Massage? Nuru vuol dire light, leggero. Quindi è un massaggio leggero. Sì.
Forse che ti alleggerisce. Che però è esattamente l'opposto di quello che hai detto. Che hai detto super tecnico, con strusciamenti. No, vari. No, perché comunque ci sono i massaggi, quelli che vanno in profondità a stendere i muscoli o cose del genere. Quella è di strofinamento. Quindi il corpo di lei, da quello che ho capito, che si strofina sul tuo. Quindi a livello corpo, non corpo. È a livello epidermico. Sì, però ti ripeto. Mi sono un po' impastato. Si dice corpo, non corpo. So dire corpo. Ah, no. Non mi sembra. So aspettate, però, aspettate perché. Allora, aspettate. Guarda vuol le immagini. Dire... Guarda le immagini. Allora, comunque intanto mentre cerchi c'è un commento molto importante. Io vorrei che parlaste di politica. Satramus dice: con questo nuovo possibile governo, il PD, che già si è dimostrato incapace di fare un'opposizione sensata, non farà altro che continuare a perdere consenso e a far salire ancora di più quello della Lega. Se Salvini è il 30% e passa di consenso tra i votanti, gran parte della colpa è della sinistra italiana. Per fargli perdere consenso bisogna farlo andare a governare da solo, così gli italiani si accorgeranno che è un incompetente. Sì, beh, ci può stare come logica, se non fosse che poi toccano 5 anni esatto. Di Salvini e Meloni. Cioè, per carità, se a uno piace ci può stare, lo votano giusto speriamo, così. Speriamo no. Che le energie si dissolvano in questi possibili 3 anni di nulla assoluto e che si arrivi alla prossima legislatura a un reset in cui, nella speranza, incrociamo tutte le dita, che emerga qualcuno con quella che dico sempre, un'idea di futuro. Qualcuno che dica, avete tutti quanti rotto il cazzo, proponiamo questa cosa 5 Stelle? Qua. Prima ci avevo creduto, infatti io gli ho votato Beppe Grillo la prima. Confermiamo senza... che Alessio è stato un votante al 25% dall'inizio fino alla fine. No, ancora all'inizio. Oggi all'Europea no. Ha votato i 5 Stelle. No, no, io non voto da un po', non voto da quella volta in cui col mio Movimento 5 Stelle, con quello che per me era il futuro, e prendemmo il 25% e fu rivoluzionario a livello mondiale. Si è visto infatti i risultati rivoluzionari. Purtroppo la speranza viene anche tradita, però io quando c'è bisogno di mobilitarmi e credo in un progetto assolutamente mi muovo. Per me il più grande fallimento della Repubblica Italiana è stato la dissoluzione di Fare per fermare il declino, per quella minchiata di Oscar Giannino, perché sarebbe stato un momento importantissimo di svolta per il governo italiano. Ma Alessio, ma la roba in forno ti chiedono tutti? Ci metto un po', sono arancini. Ok. Lo dicevano pure di Berlusconi, quello che stai dicendo tu. E infatti votai Berlusconi io la prima mandata. Stato un grande votante però io, però al contrario di molti, siccome io non sono un partigiano, voto, metto alla prova, mi rendo conto rapidamente che è una minchiata. Perché stai insultando i partigiani adesso? Non riesco a capire. I partigiani intesi come coloro che sostengono un partito obnubilando il loro senso critico. Non i partigiani sono tutti senza cervello? Assolutamente. Okay. Perché si arriva alla tifoseria. Quindi possiamo dire i partigiani che hanno liberato l'Italia e che ci hanno permesso di far cadere il governo fascista... Sono tutti cerebrolesi. No, ma anche loro avevano dei bianchi e dei neri, avevano i loro pregi e i loro difetti, ma non è importante questo, perché non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando delle tifoserie. No, stai criticando delle la tua terra, tifoserie a critiche, importante. E le tifoserie a critiche, come al solito, si dimostrano una minchiata. Se siete tifosi di calcio, che il lunedì siete di cattivo umore con la vostra compagna e con la vostra famiglia perché la vostra squadra di merda ha perso di un gol, avete dei problemi mentali e mi auguro che siate i primi a cui togliere il voto, perché evidentemente non siete capaci di gestire le cose normali della vita e siete troppo eteroriferiti, perché volete che il vostro successo, il vostro senso è attribuito a qualcosa di esterno su cui non avete nessun controllo. È una roba. Bravo Alessio, che ha votato uno che ha dato soldi alla mafia. Allora, Carlo Salini, visto questa imbarazzante situazione politica, questa è una grande domanda che fa Carlo Salini, a cui io mi unisco con provo a rispondervi. Con lacrime nel cuore. Provo a rispondervi. E visti anche i comportamenti avuti dai vari partiti, voi al momento di chi vi fidereste per affidargli un governo? Io sono sempre andato a votare, ma ultimamente le mie idee sono molto confuse, perché pare non ci si possa fidare di nessuno, come dimostrato dallo sgambetto del PD a Salvini. Astensione è la risposta. Ma l'astensione non è mai la risposta. È non la risposta. Votare, cioè non è esprimere il proprio parere, non è mai un'azione. Una risposta. È un'azione, non è un'azione, segnale. Perché permette a quelli che votano di avere più valore, e più non forza. Me ne frega niente, perché per me uno vale l'altro. Niente, cioè, a meno che non arrivi aspetta, cazzo, a meno che non arrivi uno. Non capisci un cazzo, a meno che non arrivi uno. Il governo nazista in cui poi vieni deportato e dici ma io non ho più di ricordo come hai votato, a meno che non arrivi uno che nel progetto dica voglio bruciare e deportare i ragazzi di 42 anni bassi e grassi, e in quel caso voterei contro. Per me l'astensione, per me la lo scopro dopo, faccio la rivoluzione in braccio sì, al fucile. La rivoluzione te col fucile, sì. Immagino lei che hai detto col fucile. Sì, perché io credo, io mi mobilito, perché io sono uno partecipato. Ti mettono in prima io fila sono io sono appassionato di politica. Okay. Profondamente
veramente appassionato. Alessio odia i neri, odia i disabili, odia i partigiani, no. Però ha anche dei difetti. Incredibile. Vabbè, ma ti dicono tutti perché... che dovresti votare a Dinolfi per un futuro retto. No, perché voi non, sognate, avete smesso di sognare. E poi il tuo sogno è astenersi dal voto? Adesso questo sì. È il tuo sogno. Sì. Quindi adesso... io dovrei sognare l'astensione. Non la devi sognare, cioè, la devi praticare. Il mio voto è l'astensione. È come la castità, la, cioè, la devi praticare proprio, per poi arrivare a fare la trombata della vita. Nel frattempo il nostro sondaggio dice che il fronte del sì al nuovo governo Movimento 5 Stelle PD vince con un 64% contro un 36% del no, però devo dire no, che... Aspetta, ma di cosa stiamo parlando? Degli exit poll di Rousseau? No, o... il voto su Instagram. No, su Instagram. Ah, scusate, non pensavo che più valore di Rousseau, è meno graffiabile sì. di Rousseau sicuramente. Grandissimo, quindi il popolo del salottino è... per... cioè, che è chiaramente sceglie il male minore. Allora, è chiaramente un popolo... 5 Stelle il nostro, perché ogni volta che parliamo di 5 Stelle scatenano. Su YouTube proprio è la fiera dei commenti che non capiamo un cazzo. No, più politica. Qualche Salvignano che dice uguale. Un po' Salvignano dice... e un po' 5 Stellini. Beh, però scusami, stai raccogliendo la metà della popolazione italiana. Di più. 60%. 60-70%. In effetti, probabilmente non abbiamo molto pubblico legato al PD o altri schieramenti, perché abbiamo sì. un pubblico un po' più giovane. Questo 65, anzi adesso 63-37... è una buona indicazione del fatto che potrebbe passare, anche se la base utenti di Rousseau, quella che vota su Rousseau, magari è dura e pura della prima ora, quella più schierata, i pidioti e quelle meno cose eterogenea lì. Comunque cosa? Dicono tutti, Pierpaolo, ma non capisci un cazzo oppure scherzi? Incredibile, non ho neanche detto niente, però no, però Pierpaolo effettivamente gli manca qualche sì. strumento per elaborare la realtà e fare delle scelte logiche, certo, e conseguenziali. Mi manca più di qualche strumento, anche qualche rotella. Ti dicono tutti, sei il soldato palla di lardo? Io sono il soldato palla di lardo. Non mi sparerò in bocca perché io credo nella vita, oltretutto. Ma quindi vuoi proprio, cioè, il militare, il colonnello che ti arriva in faccia e ti dice... Non è un problema per me. Lo vuoi quello, te? Non è un problema, non Vabbè. È un problema per me. Per me il confronto è progresso. E comunque, diciamo, la ragazza di prima poi non ci ha più risposto dopo il discorso del si fa crescere il cazzo. Magari su Instagram sono pieno di foto. Ma ha scritto le foto col cazzo, magari. Guarda, allora, beccate sto cazzo. Ecco quello che mi sto a far crescere. Allora, fatemi vedere. Allora, Alessio, se eri interessato a fare per fermare, adesso starà guardando per Liberi Oltre. No, sai che non so cosa sia, assolutamente. Guarda Liberi Oltre. Assolutamente. Salvini e Meloni al governo durano quanto Renzi? Perché l'elettorato italiano non ha quella maturità di votare e tenersi il governo che ha votato, buono o cattivo che sia. E comunque, meglio 5 anni che ucciderlo definitivamente e far tornare la Lega a partito regionale, come è sempre stato, che tenersi altri 10 anni Salvini che monopolizza il dibattito politico su non problemi come immigrazione e sicurezza. Sintetizzami il concetto. Cioè, lui ha detto che secondo lui è meglio avere 5 anni con un governo di merda, tipo, piuttosto che Salvini. Piuttosto che 10 anni di Salvini. Cioè, perché? L'ipotesi di prima che dicevamo sarebbe più giusto fare eleggere Salvini, così sta al governo e dimostra di non saper quindi fare. Quindi semplicemente ha detto avete ragione. Esatto. Quando abbiamo detto prima. Esatto. C'è gente che si continua a iscrivere come dei sì, grazie Andri 9611 per l'abbonamento. No, però effettivamente, ragazzi, diciamo una cosa sensata. Allora, si sta formando, così andiamo in chiusura, si sta formando questo fottuto e orripilante governo 5 Stelle PD. 5 Stelle PD dove avremo Conte premier con anche quella farsa ridicola di Conte che dice non sono il premier dei 5 Stelle. Ma l'hai vista quell'intervista di Conte, che tra l'altro è una persona che c'ha anche il cervello, che dice io non sono il premier dei 5 Stelle, che come non è il premier 5 Stelle? È stato messo lì dai 5 Stelle. Un cervello, io sindacare. No, c'ha un buon cervello Conte, secondo me non era no, prima di diventare quello che è diventato attualmente, mi sembrava avere un po' di cervello. Ti prendo un coltello. Comunque, pure quella roba lì. Allora, ci prepariamo un governo con Conte premier, Salvini ministro, scusatemi Salvini, Di Maio sorpresa ministro della difesa. Zingaretti, a questo punto, secondo te, Umbo, lo faranno comunque, gli daranno un ministero? Zingaretti rimarrà segretario del PD e daranno il ministero a qualcun altro? Non lo so, ma guarda, lì più che la squadra di governo, ma anche più che il programma, secondo me la cosa interessante, per non far diventare questa cosa una comunque accettabile dal punto di vista politico, non facciamo andare Salvini al governo, lì penso che la sfida che allora i due partiti avessero un po' di cervello dovrebbero cercare di affrontare quella di creare una realtà politica, un percorso politico condiviso, perché poi lì non soltanto possono un po' mettere i bastoni tra le ruote a Salvini, magari cambiando la legge elettorale, tagliando i parlamentari e facendo un altro po' di robe che possono rompere le balle a
a Salvini, ma anche e soprattutto andando a lavorare assieme sulle regionali. Lì, cioè, se creano, perché poi lì si giocano una partita, cioè se Salvini poi va a vincere tutte le regioni diventa complesso mantenere e giustificare un governo. Se invece dovessero riuscire a fare un programma insieme, per cui anche nelle regioni si presentano insieme, insieme vincono e governano determinate realtà un pochino più locali, anche se importanti, lì penso che possa dare una dignità a sta cosa, che altrimenti, sì, è quello che è. Ti dico, può anche andar bene, però veramente è una roba di opportunità che è nata così su due piedi. Prima che rispondete, Alessio, c'è un bel commento di Deco, che ovviamente va già contro di noi, ma perché un governo di schifo? A me sembra molto meglio di quello con la Lega. Qui il problema alla base è il fatto che abbiamo una legge elettorale proporzionale e non maggioritario. Ragazzi, a me spiace, perché secondo me, indipendentemente dalla mia mancanza di strumenti e di rotelle, non è proporzionale, se non vi rende... c'è un premio di maggioranza. No, ma a parte la legge elettorale, se non vi rendete conto che questo governo 5 Stelle PD fa cagare quanto il governo 5 Stelle Lega, per me avete un problema. Cagare, cioè, secondo me fa cagare uguale, penso. Esatto, cagare uguale. Cioè, se non vi accorgete che fa cagare uguale, paradossalmente i punti di incontro fra Lega e 5 Stelle potevano essere di più. Questo fa invece più allo cagare, stato ragazzi. Attuale allo stato attuale, veramente vedere il Partito Democratico e 5 Stelle e trovare un terreno comune di accordo su un programma è veramente cioè, sono, infatti tra parlo l'altro... di 3 anni di niente. L'unica cosa che volevo dire, no, guarda che non è, secondo me è più vicino 5 Stelle PD che 5 Stelle Lega. Per me sì. Cioè, stamattina c'è un bel editoriale di Travaglio sul fatto che... Ah, tu sei un grande fan di Travaglio. Suoi... Lui paga 17,90€ al mese. Sono... Per leggere Travaglio. Cosa? Lui. No, ragazzi, il fattoquotidiano.it, c'era un bel editoriale di Travaglio che diceva le sue 10 ragioni per cui questo governo andava fatto, e sono cose... Non sono un grande fan del fatto, Travaglio è un ottimo giornalista, super... Vabbè, ha le sue idee, però insomma, mi piacerebbe parlare e scrivere come Travaglio, diciamo così. Ed è un bel articolo, andatelo a leggere, e spiega un po' di cose, secondo me, le spiega in modo chiaro, come al solito, interessante. Quello stavi dicendo prima? Che nel frattempo... Sì. Il centrodestra, stavo prendendo fuoco. Fa credere più interessante. Il centrodestra governa ovunque. No, in Italia, le regioni, i comuni, cioè comunque non è una cosa facile, c'è un governo centrale che è non espressione dei governi regionali, del governatorati locali. No, ma ragazzi, però è anche vero che in 15 mesi o quanti sono stati di governo 5 Stelle e Lega, cioè quella era un'alleanza che chiaramente aveva soltanto una... Cioè una sua... esisteva soltanto per comodo, loro non sono mai presentati a nessun altro tipo di elezione insieme, cioè non hanno mai fatto niente insieme, era lì per comodo, punto e basta. Io quello che dico è, qua se Movimento 5 Stelle e PD dovessero riuscire a creare insieme una collaborazione che vada oltre questo governo, certamente di opportunità, anche io penso che possa crearsi una cosa interessante per i loro elettori, a me poi non frega un caso. Anche a livello locale potrebbero finalmente proporre un'alternativa... Quello che non riesco a capire, ma se il PD e i 5 Stelle erano così vicini, come dici te, e come dice un sacco di lettori, ma perché inizialmente il 5 Stelle non si è alleato col PD? Ma beh, infatti avevamo proposto, cioè, c'era anche quel tipo di... Perché se erano così vicini, di suggestione, se erano così tanto più vicini. No, ma non è che sono necessariamente vicini. Scusate, c'era... Però c'era, secondo me Renzi, sono più vicini rispetto a Salvini. Il Renzi è preso per il culo da Grillo. Cioè, ma Grillo ha preso per il culo sempre il PD. Il Movimento 5 Stelle... Cioè, non è che è una novità. No, il Movimento 5 Stelle, che anche col PD qualcosa la può condividere, non... in quel momento sarebbe stato veramente... l'annullamento di qualsiasi cosa avessero detto. Ma è come quando si è alleato con la Lega. Adesso infatti... No, è come con la Lega. È uguale, l'annullamento aveva lo stesso valore. No, non so niente d'accordo, No. Per te era logico e sensato la prima alleanza con la Lega. Perché io mi ricordo i 5 Stelle quando appena criticavano appena quella vidi cosa lì. Il risultato del voto, l'unica idea che mi feci è l'unico governo possibile è Movimento 5 Stelle Lega. Proprio perché le precondizioni erano quelle. Sembra, a me mi sembra che i pentastellati 5 Stelle e anche tutti quelli che hanno votato 5 Stelle sono talmente dei cambia fazione con una facilità come il resto, della partitocrazia italiana. Adesso è diventato che ha più senso l'alleanza col PD che quando si erano alleati con la Lega non aveva senso. Devi riparlare così? Perché stai di un sacco di cazzate. No, perché non si riesce ad avere una conversazione con te se torni sempre per assoluti. Vai. Cioè, per esempio, quello che ha fatto Renzi, che è... ha rialzato la voce per dire subito dopo
la mossa di Salvini. No, guardate, questo governo si è da fare dopo che lui l'aveva osteggiato in tutti i modi. Cioè, e comunque dimostra sempre un'intelligenza politica di Renzi che, per quanto mi riguarda, in Italia oggi non ha nessun altro. Quindi sei anche renziano? Sono stato renziano, ho votato anche Renzi. Io ho votato tutto lo spettro parlamentare. Ho votato anche in Rifondazione Comunista con Bertinotti. Addirittura. Alla grande. Allora, un messaggio da Instagram. Però tu sei proprio, cioè, quello di Fedez, proprio il comunista con Rolex. Cioè, come fai a votare Rifondazione Comunista di Bertinotti nella tua posizione? No, veramente, cioè, qual era il legame mentale elettivo con Bertinotti e Rifondazione? Perché sono comunista? Un uomo di ideali, sono un uomo perché proprietario di un'azienda da milioni di euro, sì, che sfrutta i lavoratori, tutto il resto, però votavi Rifondazione Comunista. Perché io credo nell'imprenditoria illuminata. Allora, ho anche due commenti da Instagram, se volete. Vai. Allora, c'è Delsot che dice: tecnicamente parlando sarò superficiale, ma per ora si sta bene finché Salvini scompare dalla scena politica. Questo comunque è un ragionamento. Poi c'è Cleo Fotos che dice: il PD non ha diritto di salire al governo, non ha vinto le elezioni. Essere uno stato onesto presupporrebbe indire nuove elezioni e far decidere al popolo da chi farsi governare. Questo seguirsi di governi non eletti è un chiaro e palese sintomo di dittatura, perché nel momento in cui il cittadino non ha più il diritto di scelta è così che si definisce. Allora io possiamo credo dire che sia un ragazzino questo, perché sei una persona adulta, è un coglione. Stai dando del coglione ai nostri elettori? Assolutamente. È decisamente. È uno che non ha. È un po' una stronzata. È molto una stronzata. Addirittura? Ma perché proprio dice una cagata. Beh, una cosa che a parte dire, che il primo governo era fra il primo e il terzo del partito. È stato eletto esattamente come quello precedente. Allora, è stato eletto esattamente allo stesso modo. E poi cosa vuol dire? Che tutte le volte uno dovrebbe, cioè ogni settimana quando la 7 o Corriere danno i sondaggi dovresti ci sono votare. Diversi rispetto sì, sì. No, alla formazione, cioè, di proprio... governo, tutti a votare, se no lo sai chi la dice anche sta no, cosa? Deve studiare, loro. Quella persona lì deve studiare, sì, semplicemente. Deve informarsi su come funziona, esatto. Esatto. Alessio, dalle live di Allen ad oggi sale il fronte del no, scusate. Sì, Alessio, grazie. Alessio, dalle live di Alien ad oggi è più trasformista di Christian Bale. ti piacciono? Medio perché che cosa? Secondo te che cosa? A che cosa sono? Al niente. Neanche asparagi o tipo qualcosa? Al cavolo. Al nulla. Medio. Ti devo dire nulla di la fatti tua mamma? Puoi mandarle un messaggino e dirle Pierpaolo non è molto soddisfatto, sono un po' insapori. Delicati e buoni. Vabbè, ho capito, ovviamente tu non puoi parlare male di tua mamma. Ti dico che sono abbastanza insapori. Insapore. Mi dispiace, non vorrei mai accusare tua madre da questo punto di vista. Va bene così. Allora, se volete il 51%, Alessio si dovrebbe votare tra due fazioni come negli Stati Uniti. Come rispondi a questa accusa? Che bisogna cambiare la legge elettorale. Perché io quindi sono sei d'accordo con negli Stati Uniti? Alla grandissima. Io vorrei tanto un governo che possa governare serenamente. Va bene, direi che siamo arrivati. No, ci abbiamo ancora 10 minuti, dai, raccontaci altri 10 minuti. C'è ancora un'altra roba politica, vogliamo discutere? Non lo so, non vuoi fare una cosa un pochino più leggera? Vai, sì, qualcosa di più leggera. Ho visto che è stata arsa viva la candidata alle elezioni colombiane. Non so se hai visto la tipa, arsa viva, bruciata viva lei e tutta la famiglia. Ma da parte di chi? Vuoi un arancino? Da parte di chi? Secondo te Umbo, la risposta da parte di chi? che significa, secondo te? Perché li ha bruciati? No, che altro è, deve essere un bel posto dove, farsi leggere la Colombia. Saremo live, mi dispiace di disturbarvi, capisco, potete fare questa chiacchierata volentieri. Vieni a video. È arrivato Mr. Mail Time. No, ho una domanda per te, Pier, che salutino. Ho aperto BuzzFeed in questo momento per cercare spunti di discussione, no? Aspetta, mi state sovrapponendo. Aspetta, Umberto sta dicendo una cosa, dicevi? Ah, c'è anche Umberto collegato. Dicevo, grande tecnologia, grande. Cioè, è arrivato anche incredibile. Ma è venuto a firmare oggi? Oggi è venuto a filmare, possiamo ufficializzare sul salottino che oggi c'è la non acquisizione da non parte di Lega Nerd da parte di Net Addiction. Vero, basta. Cioè, viene filmata la rinuncia. Viene filmata, filmiamola. Basta. Il decadimento della trattativa. Ma perché cifra tutto questo? Allora, aveva due offerte Moro, tre offerte in realtà. Poteva vendere a Berlusconi, ma lui è abbastanza ligio, non vuole in nessun modo mescolarsi. Con quella parte lì. Tra l'altro Berlusconi gli aveva offerto 58 milioni, mi pare aveva raccontato. Poi stava per vendere a Murdoch, prima che però Murdoch mollasse tutto, ai figli e tutto quanto, e mi sembra stava sui 45 milioni. Quindi è stato Murdoch a fare marcia indietro. Esatto, è stato colpa di Murdoch. Oppure era solo per la mia simpatia personale. Esattamente. Oppure a Net Addiction per 2.000 euro. Stiamo facendo questa trattativa sul momento.
tanto sta facendo cadere tutto, non ho capito cosa hai lanciato. No, la LEP. Non lo so, Alessio che... È la Fanta quella zero al Sambuco, tieni. Ma è finita. Questa è aperta. Vabbè, tanto le voglio bere un po'. Come la mia ragazza, guarda che testa di cazzo. Perché cosa? Perché le devi rimettere il dito? Perché la tua ragazza beve le birre e rilascia un dito. Quello che ha un po' salivato, sbagliato. No, perché voi non lo sapete, ma stamattina dillo. Esatto, cos'è successo? Io stamattina per fare, siccome Alessio è veramente ormai è diventato, io non so come gli è successo, vive da solo da 25 anni. Non fa niente, quindi avrà un conto corrente con 180.000 euro minimo di risparmio, perché non fa niente a parte stare seduto su Netflix che neanche paga. Quindi praticamente stamattina ho detto vabbè, siccome si lamenta che fa spesa solo lui stesso, non so, ho detto oggi compro io le birre, sono andato a comprare 2 bottiglie di Lef, le ho messe nello scooter, parto, arrivo qui fuori sono arrivato fuori alla redazione, apro e una delle due si era stappata nel seggiolino, nel bauletto del motorino. Ma dentro com'è una merda? È una tra l'altro io ho il bauletto del Majesty che ha tipo una specie di moquette, che però non è una moquette dentro, che è completamente imbevuta di birra, che mi ha rovinato tutto, e che dentro avevo i pantaloni tecnici, avevo il parapioggia, una merda astronomica per non fargli spendere 2 euro di birra, che ogni volta, oggi ho comprato io la pizza, ho speso 7,22 euro, non so se ce la farò arrivare a fine mese, scusa, e tutte ste minchiate. Chi ha bevuto la ciuffa oggi? Chi ha bevuto io? La ciuffa? Ah, scusa. Esatto. Alessio è il tirchio, confermo. C'era una proposta anche da Disney, ti chiedo, no? Sì, ma l'ho rifiutata per la questione di mia... Non voleva il conflitto, non voleva, esatto, il conflitto di interessi con Disney, esatto. Tra l'altro diciamo anche che mi ricordo che l'hai anche rifiutata perché non ti hanno invitato al D23. Esattamente. Perché ti volevano comprare senza l'invito. Eravamo lì, però quella è stata, proprio la goccia. Esatto, e quindi hai rifiutato per quello. E digli a Moro un bel main time sui pantaloni tecnici che avevo io in scooter, confermiamo. Stavi dicendo un po'? Non so se altro. No, stavo dicendo che voi di sicuro non avete visto, ma per la prima volta oggi c'è stato il reveal della collaborazione, dell'ennesima collaborazione tra Supreme e Nike. Se preferite. E per la prima volta hanno fatto la campagna, sia foto che video, a Milano. Probabilmente l'anno prossimo dovrebbero aprire in primavera lo store a Milano. Interessante. Se vi interessa. Ma c'eri tu alla campagna? Immaginavo c'eri, che vi interessasse. C'eri molto. Tu lì? Purtroppo no. Però sono messi lì in centrale a fare i video. Ci dice Ugo che per l'ennesima partnership Supreme e Nike hanno fatto la campagna pubblicitaria foto e video in centrale a Milano. In centrale a Milano? Sì. Cosa vuol dire foto e video? La campagna pubblicitaria, cioè, materiale, foto e video dei prodotti. Ah, ok, li hanno fatti in centrale a Milano. Sì. Milano, capitale d'Europa! Io l'ho sempre detto, appena la Brexit sarà definitiva e quindi Londra finalmente sparirà dal... Ma già era decaduta. Vabbè, ma quando finalmente sparirà dal mappamondo, Londra definitivamente, Milano diventerà la nuova... Mamma mia, proprio sto lì che conti i giorni. Cioè, il giorno in cui finalmente sarà definitiva, proprio sarò lì a schizzare sui tetti, soffitti, dappertutto, Milano diventerà la nuova capitale europea. Ascoltate questa grande dichiarazione di Pierpaolo e anche di Alessio, sei d'accordo con me? Milano, già... No, ma quel caso proprio diventerà al 100% nuova capitale europea. E quindi diceva Umberto che si prepara ad aprire un negozio Supreme a Milano. Cioè, non Umberto, ovviamente Supreme si prepara ad aprire Resident, cioè no. Resident fisso, secondo te, Umbo? Sì, penso che debbano aprire anche a Berlino, in realtà. Contemporaneamente Berlino e Milano. Apriranno, penso, Milano e Berlino. Il motivo è la Brexit. Il motivo probabilmente, beh, sicuramente la Brexit, secondo me un po' di gente, un po' di aziende devono aprire cose nuove. Prima c'era solamente a Londra, no? C'era a Londra, ci dice Moro, il negozio Supreme? C'era solo a Londra? No, Londra e Parigi. Londra e Parigi. Beh, poi vabbè, a parte quelli negli Stati Uniti. A parte, vabbè, Stati Uniti, sì, parlavamo in Europa, naturalmente. È strano sentire un romano dire che Milano sarà capitale. Ragazzi, io sono romano e dice che Roma fa un cagare che più cagare, penso, pochissime altre città italiane. Lo dico senza alcun problema, nonostante ami alla follia Roma, ma è veramente una città di merda. È una città dove purtroppo i governi continuano a non capire che non devi privilegiare il turismo e basta, ma dovresti ristimolare le aziende, perché Roma ha avuto un crollo verticale negli ultimi 6-7 anni, cioè non ci metto solamente la Raggi, voglio che sia chiaro, ha avuto un crollo verticale negli ultimi 6-7 anni perché lo Stato, il Comune, lo Stato e il Comune non hanno in alcun modo stimolato la permanenza o l'apertura di nuove aziende grandi, anzi hanno stimolato la totale chiusura di tutte le aziende più importanti, oltre a tutte quelle delle informazioni da Sky, a Mediaset, alla Rai, che stanno tutte scappando, già hanno chiuso. A Milano, ovviamente, quindi non solo ha chiuso tutta quella parte lì delle aziende, non se ne è fregato un cazzo, e questa cosa, come
chiunque studia un minimo di economia lo vede nelle società capitaliste. Nel momento in cui spariscono le aziende nelle città, la prima cosa che succede è che crolla, ovviamente, crollano gli stipendi, crollano gli alti spendenti, a cascata crolla tutta la parte del terziario, e a cascata succede quello che è successo a Roma, che è diventata una città di merda, con servizi di merda, con locali, negozi, eventi di merda, ed è diventato tutto a favore di Milano, che giustamente ha approfittato di un avvicinamento geografico sostanziale con l'Europa, perché chiaramente a livello geografico Milano è molto più vicina a Parigi, molto più vicina a Londra, molto più vicina alla Germania, perché ci arrivi facilmente anche in treno e non è di poco conto quell'ambito lì. E quello che è successo è che oggi purtroppo Roma è la capitale, chiamiamola, come si dice? Politica, la capitale politica, non è minimamente né culturale né economica, non è assolutamente culturale, economica, sociale, proprio zero. Purtroppo, lo sottolineo con il rosso, purtroppo, perché per me Roma era una città incredibile. Quando facevo la Sapienza era veramente un posto meraviglioso. Oggi era merda. Madonna, sì. Un museo sporco a cielo aperto. Un museo di merda a cielo aperto. A cielo aperto. Un museo brutto a cielo aperto, confermo assolutamente. E sei d'accordo, Umbo? No, vabbè, brutto no, assolutamente. Mamma mia, proprio. Un museo brutto, un museo bellissimo a cielo aperto. Mamma mia. Ma pensa all'impennata. Posto anche dove non mi farei mai, ma. Cioè, secondo me è un bel cosa... le seghe proprio. Roma è una bella città, cosa vuol dire? Ma Roma. No, siamo arrivati a dire, Roma... dire che Roma è una sì, brutta sì. città. Roma è una bella città per il turismo. Città, poi. Per il turismo. Non diverso per il discorso come è mantenuto. Esatto. Vabbè, ma io ci parlo da abitante, non ci parlo da turista che vive a Monza e che viene a vedere Roma una volta ogni 3 anni. Ovviamente ci parlo da abitante. Quello di sicuro, allora di sicuro, nel senso che da quello che si sente, io non ci ho mai vissuto e non ci tengo. No, chiaramente è bella esteticamente. Detto quello, stavo leggendo. No, ma in realtà voi non siete poco interessati. Non so, aspettate molto l'annuncio. Cioè, l'annuncio. Sì, il reveal del Mate 30 di Huawei. Zero, quando poi hanno confermato che non avrà, non avrà Android, proprio per me quella roba lì è proprio il chiodo. No, mi incuriosisce, nel senso che comunque. Perché è ufficiale che metteranno il loro sistema 30, operativo? Ma hanno, avevano detto che su prodotti consumer, sui telefonia internazionale. È ufficiale che avrà forse una versione di Android su praticamente free, che non ha però, cioè, il non Play quella Store di Google, okay. Sì, non non avrà una di serie di servizi, quella non open avrà source, Google Map. Quella open sì, vabbè, ho capito, come non avevi un cazzo. Per sì. me è però non usano il loro fantasy, che si chiama. Dicevi, Umbo, perdonami, tu sei sicuramente più acculturato. No, dicevo, a me anche per quella ragione sono molto interessato a capire come si dice, come decadrà un'azienda. E a livello tecnico sono molto interessato. Sono al top. Comunque, a livello tecnico sì, ma compreresti mai un telefono che ha Android in versione senza i pezzi? No, assolutamente, cioè. Soprattutto quando no, assolutamente, però dico, a livello di curiosità, di capire cosa fanno. C'è da capire come è curioso come i soldi da il marketing, come introdurranno nel mercato in modo da deviare l'attenzione della gente con questa mancanza drammatica. 50% di sconto, uscirà il Mate 30 a 299 euro. È l'unico modo in cui puoi sperare che tu abbia mercato, perché altrimenti non capisco perché uno possa... Cioè, veramente è impossibile comprare il Mate 30 se tirando il Mate senza Google Maps. Chiudiamo il salutino, io devo lavorare su una roba di Sony. Va molto bene. In ritardo. Allora ragazzi, ne approfittiamo per salutare e grazie per aver seguito il salottino. Ricordatevi che in questo momento Remnant From The Ashes c'è Matteo, quindi fate un salto sul canale multiplayer.it per fare i numeri più alti di Avriai, a fare compagnia su Matteo, a vedere assolutamente la sua live. E basta, statevi bene, noi ci rivediamo come al solito fra una settimana. Settimana, anche se io sarò in Giappone, quindi dovremo organizzarci. E io dovrei essere a Francoforte martedì prossimo. Quindi non ci sarà nessuna live, ve lo posso garantire. Quindi sarà magari un altro giorno, settimana prossima. Grazie, baci a tutti, statevi molto bene. Ciao, baci.